Il timo è un'erba aromatica buonissima. Si trova praticamente durante tutto l'anno, prevalentemente sui pendii rocciosi. È una pianta che preferisce i terreni molto aridi. Fa parte della famiglia delle rabiate, come il basilico, come la menta, quindi fa parte di una famiglia di spezie, di piante aromatiche molto buone e molto utilizzate in cucina. Identificarlo è abbastanza facile perché basta trovarlo e schiacciare le foglioline e sentire il profumo. Se sa di timo è timo, se non sa di timo è qualche fratellastro. Quindi in questo caso l'identificazione olfattiva è determinante per sapere se quello che trovate è timo oppure è un'altra pianta. Se non sapete che profumo ha il timo, il trucco è comprarlo al supermercato di quello coltivato. Poi quando vi trovate a cercarlo in montagna o ovunque andiate, sapete riconoscere lo stesso aroma. In estate è maggiormente riconoscibile perché fa dei fiorellini di colore rosa tenue. È una spezia buonissima per insaporire arrosti, per insaporire le salse, per farci una bruschetta, per insaporire anche il pesce. È ottima sia fresca sia essiccata. Se è essiccata conviene ritirarla perché diventa un po' dura. Ottimo è l'olio aromatizzato al timo, praticamente si prende dell'olio di oliva, ci si immergono dentro delle foglioline e si sbattono con la forchetta, immediatamente o quasi immediatamente sviluppano un aroma caratteristico del timo, molto buono per condire della carne, delle insalate o qualsiasi cosa vogliate. Il timo ha molte applicazioni, anche a livello fitoterapico, ma per questo dovete consultare gli specialisti. Ottima è la grappa al timo o se no il liquore al timo. Per sapere come si fa una grappa aromatizzata, guardate pure il video pubblicato nella sezione liquori e grappe. Io personalmente trovo il timo quando vado a fare asparagi. Praticamente le stesse colline che accolgono gli asparagi accolgono anche timo a volontà. Quindi se andate a cercare asparagi, cercate anche il timo. Sicuramente vi innamorerete del suo profumo strepitoso. Ciao!